Suonare in un gruppo strumentale, due note fondamentali. Questo video è rivolto a tutti coloro che dopo un percorso musicale più o meno lungo si apprestano ad entrare a far parte di un gruppo strumentale, che potrebbe essere il corpo musicale bandistico del proprio paese o della propria città, o anche un qualunque altro gruppo strumentale. In questo breve video si evidenziano due concetti fondamentali che bisogna tenere ben presente quando si suona con altri strumenti, quando si suona in un gruppo strumentale. In realtà sono concetti semplici, basilari, che molto probabilmente, anzi sicuramente, sono ben noti a tutti, ma che a volte purtroppo non vengono applicati e messi in pratica. Il primo punto è quello di ricordarsi bene che le seconde, terze e quarte parti non sono meno importanti della prima parte, cioè della prima voce. Infatti, a volte si è portati a pensare che la prima parte, poiché appunto esegue il tema, sia la voce più importante. In realtà è vero, è ovvio. La prima parte che esegue il tema è importante, ma non è più importante delle altre voci. Anzi, spesso e volentieri sono le seconde, le terze e le quarte parti che fanno la differenza tra un gruppo musicale ed un altro. Per quanto riguarda il perché sono importanti queste voci, si dovrebbe fare un altro video. Sintetizziamo dicendo che sono molto importanti per quanto riguarda il costrutto armonico, perché consentono di formare appunto gli accordi, molto spesso realizzano un diciamo tappeto armonico, sono importanti perché spesso aiutano a livello ritmico, sono importanti perché a volte eseguono delle risposte alle prime voci o anche il contraccanto, insomma, sono importanti per una serie di motivi. Quindi, diciamo, il secondo, terzo clarinetto, il secondo, terzo, quarto corno, la seconda, terza, quarta tromba, secondo, terzo trombone, via via tutte le seconde e terze parti di tutte le sezioni di un gruppo strumentale svolgono un ruolo fondamentale. Non solo, ma non sono neanche semplici da eseguire per due motivi, sia perché proprio non eseguendo di solito il tema non sono così orecchiabili come invece diciamo gli strumenti che eseguono il tema, e poi anche perché per suonare le seconde e terze voci bisogna avere una sensibilità musicale elevata, perché bisogna sapere ascoltare la prima voce e, io dico, suonare nel suono della prima voce. Cioè non bisogna suonare le seconde e terze voci andando a sopraffare la prima voce, andando a coprire la prima voce. Sembra una cosa scontata e ovvia, ma in realtà non lo è. Quindi il primo concetto è quello di tenere ben presente che tutte le parti tutte le parti all'interno di un gruppo strumentale hanno pari importanza. Il secondo concetto, che si vuole sottolineare è quello molto importante della educazione del suono. Cioè, cosa vuol dire educazione del suono? Vuol dire sostanzialmente il rispetto delle dinamiche che sono scritte sullo spartito. Cioè, se sullo spartito c'è scritto piano, pianissimo, non posso suonare forte, non posso suonare forte dall'inizio alla fine di un brano musicale. Devo rispettare le dinamiche, solo così posso avere un suono, si suol dire, educato. È chiaro che la qualità del suono la si ottiene con anni di studio, di perfezionamento, di allenamento, di ricerca del suono. Quindi la qualità del suono è una cosa. Avere un suono educato si può. Lo si può anche avere, diciamo, in tempi relativamente brevi. La prima cosa fondamentale per avere un suono educato è quello di seguire le dinamiche che sono scritte sullo spartito. Quindi, un allievo, dopo un percorso musicale che gli consente di poter entrare a far parte di un gruppo musicale, magari potrà avere un suono che magari non avrà una qualità eccelsa, magari non sarà un suono bellissimo.
però dovrà almeno avere un suono educato. Questo secondo me è un concetto fondamentale. Facciamo un esempio, quando su uno spartito, per esempio, vediamo scritto questa dinamica, F vuol dire forte, 2F vuol dire fortissimo, ogni tanto si trova scritto 3F o 4F, 3F vuol dire molto, cioè vuol dire più che fortissimo, 3F, 4F molto più che fortissimo. È chiaro che anche in questi casi non bisogna, come si suol dire, rompere il suono, bisogna sempre stare nel suono dello strumento e interpretare la dinamica che è scritta sullo spartito. Questo è un concetto molto importante. In conclusione, per quanto riguarda l'intensità del suono che deve avere uno strumento in un gruppo musicale, mi piace sottolineare un concetto che secondo me è importante, cioè ogni strumento deve suonare nel suono della sezione. E ogni sezione strumentale deve suonare nel suono del gruppo strumentale. Questo è un concetto importante. E chiaramente ci sono poi due eccezioni a questa regola aurea, secondo me, due eccezioni che sono anche abbastanza ovvie, cioè quando c'è un solo di sezione, cioè quando una sezione è chiamata a fare, si dice una solo, un solo di sezione, allora chiaramente deve emergere rispetto al gruppo. E alla stessa stregua, quando uno strumento è chiamato a fare un assolo, deve farsi sentire, deve emergere, quindi deve fuoriuscire rispetto al gruppo strumentale. Sono le uniche due eccezioni. Per le altre vale quella regola, cioè ogni strumento deve suonare nel suono della sezione e ogni sezione deve suonare nel suono dell'orchestra, del gruppo strumentale. Che dire, non mi resta che augurare buona estate. E buona musica a tutti!